Queste immagini vi giungono dallo stadio comunale Rigamonti Ceppi in Lecco per la disputa della 17esima edizione del torneo giovanile di calcio categoria allievi dedicato alla memoria di Angelo Ciccio Longoni, giocatore lecchese, l'unico che ha vestito la maglia azzurra della nazionale. Le immagini che vediamo si riferiscono alla finale per il terzo e quarto posto fra la rappresentativa giovanile del Canton Ticino in maglia rossa e la formazione del Chievo Verona nella caratteristica maglia giallo-blu. E qui vediamo un calcio di rigore che viene accordato dall'arbitro per un fallo di mano nell'area di rigore. In questo momento il Chievo è in svantaggio di una rete a zero, potrebbe pareggiare, ma il calcio di rigore, come vediamo, è stato sbagliato e tirato a lato. Si aggiudicherà il terzo posto la rappresentativa ticinese, mentre per la finalissima, della quale vedremo più avanti le immagini, fra Atalanta e Bologna saranno i neroazzurri dell'Atalanta, gli orobici neroazzurri, a vincere contro i felsinei per 2-1. Questo è il gruppo dei collaboratori, dei promotori del torneo, coordinato da Antonello Longoni, che vediamo di spalle, figlio del compianto Ciccio, che anche quest'anno ha impostato tutta la macchina organizzativa, dando al torneo una dimensione internazionale con la presenza della rappresentativa del Canton Ticino. Sono immagini, ricordo, che giungono dallo stadio Rigamonti Ceppi in Lecco. Qui vediamo sempre immagini della finale per il terzo e quarto posto. Ricordo il Chievo, in Chievo Verona in maglia giallo-blu e la rappresentativa ticinese in maglia rossa e calzoncini blu. Come stavo dicendo, al commento di queste immagini, che ricordo sono state riprese da Mario Fumagalli, è stata l'Atalanta a vincere questa 17esima edizione ed è la sesta volta che l'Atalanta iscrive il suo nome nell'albo d'oro del torneo Ciccio Longoni, staccando così il Lecco, che ha vinto 5 volte. Nell'albo d'oro figurano vincitori almeno una volta Juventus, Torino, Lazio, Brescia e Como. Abbiamo visto un ottimo intervento su un tiro da fuori area del portiere ticinese. A questo punto la formazione del Canton Ticino conduce sempre per 1-0 e vincerà poi per 2-1 la finale del terzo e quarto posto. E mentre ci accompagnano queste immagini della partita al Rigamonti Ceppi, diciamo qualcosa sulla figura di Angelo Ciccio Longoni, questo giocatore lecchese scomparso prematuramente 20 anni or sono, che ha indossato la maglia della nazionale azzurra nella partita Italia-Austria del 1956. Vediamo intanto una ripresa della cabina di regia, della cabina dello speaker dello stadio Rigamonti Ceppi in Lecco. Dicevo, Ciccio Longoni, lecchese della centralissima piazza 20 settembre, venne chiamato in nazionale per la partita Italia-Austria del 1956 a Genova, allo stadio Marassi, resa anche famosa da una telecronaca del mitico Nicolò Carosio, la voce del calcio radiofonico e poi anche del calcio televisivo italiano nei primi anni della televisione. In quella partita menzionata poc'anzi di Genova, l'Italia vinse per 2-1 grazie proprio a due reti di Ciccio Longoni. E intanto cambiamo settore, perché queste invece sono le immagini del torneo, del mini torneo di Pulcini Esordienti, formazioni a 5 giocatori, che si è giocato negli intervalli tra le varie partite del torneo su campi ridotti, come vediamo da limitazione di birilli. Erano in campo in questo mini torneo di formazioni giovanissimi Pulcini Esordienti l'Accademia Calcio Aquilotti Brucelesti, Cernusco Lombardone, Rogeno, Osvaldo Zanetti del quartiere Castello in Lecco,
Oratori 2B, Oratorio Cassago, Mandello Lario e Centro Giovanile di Valmadrera. Sono sempre immagini queste che si riferiscono alle partite disputate su mini campi di gioco ottenute con la limitazione di birilli sul terreno dello stadio Rigamonti Ceppi, e qui possiamo notare la vivacità, l'impegno dei giovanissimi atleti esordienti della classe 2004. Tornando a parlare di Ciccio Longoni, nella cui ricordo e alla cui memoria si svolge questa bella giornata calcistica, salutata anche da un pomeriggio di vera primavera allo stadio Rigamonti Ceppi, Longoni aveva esordito ragazzo nella formazione juvenile di Lecco, passando poi al settore giovanile del Milan e da qui all'Atalanta, dove ha disputato la parte più consistente della sua carriera. Con i neroazzurri di Bergamo ha infatti giocato 7 campionati in Serie A prima di passare alla Lazio a Roma e di concludere la carriera a Lecco, nel Lecco vittorioso nell'ultimo campionato di Serie B, che ottenne la promozione in Serie A nel 65-66. Poi a Lecco è tornato più volte Ciccio Longoni come allenatore, e allenatore è stato in diverse squadre di tutta la penisola. Il torneo è giunto alla 17ª edizione. Longoni è scomparso in età ancora giovanile, 20 anni or sono. Quest'anno il torneo è rientrato anche nelle celebrazioni centenarie del calcio Lecco, la società blu celeste che venne ufficialmente costituita la sera del 23 dicembre 1913 con un'assemblea straordinaria di soci, erano 71 della Canottieri Lecco, che accolsero con entusiasmo la proposta del consigliere Vico Signorelli di costituire all'interno della Canottieri, che sino ad allora si era interessata solo di nuoto, di remo e di vela, una sezione football, e fu la nascita del calcio Lecco, che indossò subito i colori blu celesti, le casacche blu celesti, che erano i colori sociali della Canottieri Lecco costituita nel 1895. Ma adesso torniamo al torneo Longoni. Queste sono immagini della finalissima per il primo posto disputata tra i neroazzurri dell'Atalanta, che indossano la caratteristica maglia della squadra aerobica di Bergamo, e i felsinei rossoblù del Bologna. Vinceranno per 2-1 i neroazzurri dell'Atalanta, dove si è distinto anche un giocatore residente a Mandello Lario, Riccardo Gatti, che vedremo in campo con la maglia numero 4. E qui passiamo subito ai momenti delle premiazioni, con tutti i trofei messi in palio per questa 17ª edizione del torneo internazionale di calcio allievi Ciccio Longoni. Premiazione che ricordo è stata effettuata dal sindaco di Lecco Virginio Bribbio, dal presidente provinciale della Federazione Italiana Gioco Calcio di Lecco Giovanni Colombo, da Angelo Battazza, lo vediamo in queste immagini, accompagnatore ufficiale della prima squadra del Lecco, e qui dalla signora Marisa Mora, vedova Longoni, vedova del compianto Ciccio Longoni, che consegna appunto il trofeo all'Atalanta. E qui invece è l'amministratore unico del calcio Lecco Paolo Cesana, e qui l'assessore ai lavori pubblici del comune di Lecco Francesca Rota. Ecco il sindaco Brivio che consegna invece al capitano del Bologna il trofeo
per il secondo classificato. Ed ecco tutta insieme l'Atalanta in maglia nerazzurra, la maglia che ho detto per 7 stagioni ha indossato Ciccio Angelo Longoni, viene a ritirare il trofeo del primo premio di questo 17° torneo giovanile di calcio Angelo Ciccio Longoni, disputato allo stadio Rigamonti Ceppi e inserito nel programma, lo ripeto, delle celebrazioni centenarie per il calcio blu-celeste 1912-1913. Ecco la foto di gruppo degli esultanti, giustamente nero-azzurri dell'Atalanta. E adesso qui passiamo invece alle premiazioni delle squadre pulcini, delle squadre giovanili. Qui rivediamo Angelo Battazza che premia a nome del calcio Lecco, qui vediamo il sindaco Virginio Brivio e poi vediamo ancora altre immagini della premiazione. Qui con Brivio c'è l'assessore Francesca Rota, poi vediamo anche la signora Marisa Mora, vedova Longoni, e l'amministratore del calcio Lecco Paolo Cesana. Ricordo che le squadre in campo erano Accademia Calcio Aquilotti, Cernusco Lombardone, Rogeno, Osvaldo Zanetti del quartiere Lecchese di Castello, Oratori 2B, Oratorio Cassago, Mandello Lario, Centro Sportivo Giovanile di Valmadrera. C'è anche un omaggio floreale e con questo termina la telecronaca dallo stadio Rigamonti Ceppi in Lecco.